Ballando con le stelle, il terzo conduttore è un robot. Ballando con le stelle 13, il terzo conduttore sarà un robot. Lo rivela il Messaggero. Ecco tutti i dettagli. Ballando con le stelle 2018, robot conduttore. Milly Carlucci, ospite di Domenica In, aveva rivelato la presenza di un terzo presentatore a Ballando con le stelle oltre a lei Paolo Belli, fornendo il seguente identikit: è giovane, bello, altetico e alto, molto alto. Tutti avevano pensato a un modello. E, invece, come scrive Michele Galvani sul Quotidiano Romano, l'idea, alquanto costosa, è quella di portare un robot come ospite fisso, di sfruttarlo come un prodotto originale, di farlo cantare e interagire con i ballerini. Qualcosa sulla falsariga del video Robozao di Luis Fonsi, con Daddy Yankee. Cosa farà esattamente? Resta per ora un mistero. Di sicuro sarebbe il primo conduttore robot nella storia della TV. E questo potrebbe incuriosire gli spettatori e aumentare gli ascolti contro il competitor. Su Canale 5 quest'anno il serale di Amici tornerà a essere in diretta. Ballando con le stelle 2018, chi sono i concorrenti e gli insegnanti? Cesare Bocci e Alessandra Tripoli. Stefania Rocca e Marcello Nuzio. Natalia Guetta e Simone Di Pasquale. Eleonora Giorgi e Samuel Peron. Amedeo Minghi e Samantha Togni. Massimiliano Morra e Sara Di Vaira. Cristina ICH e Luca Favilla. Jessica Notaro e Stefano Oradei. Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. Akash Kumane e Vera Kinnunen. Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina. Don Diamonte e Anna Karttunen. Ballando con le stelle 2018, i componenti della giuria. La giuria di esperti è composta dai riconfermati Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e da Selvaggia Lucarelli ed è capitanata dall'inossidabile Caroline Smith. Ballando con le stelle 2018, i commentatori a bordo campo. Confermati nel commento delle performance il direttore di Di più Sandro Maier e la criminologa Roberta Bruzzone. Ballando con le stelle 2018 quando inizia? La prima puntata andrà in onda sabato 10 marzo su Rai 1.